Bene, siamo pronti per partire allora. Ribuongiorno a tutti, vi saluto e vi ringrazio a nome dell'amministrazione comunale. Sono molto felice oggi di dare il via a questa bellissima mostra Andy Warhol American Artist, promossa dal Comune di Chioggia in collaborazione con MV Eventi Culturali. Una mostra che, se da una parte segna una ripartenza un po' per tutti, per un settore culturale che comunque ha sofferto e ha visto il buio in quest'anno di pandemia, dall'altra anche un segnale di partenza, di una nuova apertura. Sicuramente questa mostra per noi significa una nuova visione, un nuovo modo di vivere anche l'attività museale. Ecco perché siamo partiti da qui, siamo partiti dal Museo Civico della Laguna Sud, da uno dei siti culturali più importanti della nostra città, perché è la volontà dell'amministrazione proprio creare una nuova consapevolezza nel residente e nel turista di rispetto e di valorizzazione dei punti più importanti della cultura del nostro territorio. Ci siamo anche spinti oltre, assieme a Matteo Vanzan, che è il curatore della mostra, ed è stata un'idea subito condivisa. Non troverete un percorso mostra distinto dal percorso museale, proprio perché volevamo creare e offrire, anzi regalare, a chi deciderà di entrare al Museo Civico una nuova esperienza, una nuova fruizione dell'arte, al di là del tempo e dello spazio. Quindi troverete la contemporaneità della pop art di Andy Warhol, ma troverete anche la narrazione della nostra storia, proprio perché il Museo Civico, l'imponente edificio di un ex convento trecentesco, racconta la nostra storia dall'epoca preromana ai giorni d'oggi, e caratteristico è il piano dedicato alla cantieristica e alla marineria locale, proprio assieme al turismo, una delle economie della nostra città. Questa mostra significa anche aprirsi un po' oltre i confini territoriali. Ci abbiamo lavorato parecchio in questi ultimi anni, proprio per dire perché Chioggia ha le potenzialità e ha tutte le carte in regola per farsi valere anche al di fuori dei nostri confini territoriali. Abbiamo lavorato in questi anni cercando di valorizzare l'attività museale, mettendoci in rete con altri musei, ne cito alcuni, il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, assieme al quale abbiamo portato avanti il progetto europeo InnoCulture, proprio per favorire quel turismo slow, lontano dal turismo di massa. Ma anche il Polo Museale del Veneto, con cui abbiamo creato una bigliettazione unica. E non da ultimo anche il fatto che da un anno il Museo Civico ospita il punto IAT, quindi l'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica. Io ho la fortuna di rappresentare sia il turismo che la cultura, e molto spesso è difficile trovare i limiti o i confini di uno e dell'altro. Un'iniziativa di questo genere, oltre che qualitativamente elevata dal punto di vista culturale, è sicuramente un'iniziativa di richiamo. Doveva partire qualche mese fa, ma purtroppo abbiamo dovuto farla slittare, ma credo che questa sia la direzione giusta da prendere, quindi continuare con iniziative culturali di qualità che al tempo stesso valorizzino i nostri siti culturali, ma allo stesso modo facciano parlare Chioggia al di fuori di Chioggia. Io concludo ringraziando innanzitutto i miei eventi nella persona di Matteo Vanzan, che ci ha accompagnato in questo cambiamento, perché per noi è stato un cambiamento. E fatemi ringraziare di cuore tutte le persone che lavorano all'interno del settore cultura del nostro comune, dalla dirigente ballerina al funzionario Cristina Penzo, che ringrazio, a Luciano Frizziero, a Luisa, a Nicoletta. Se siamo qui, se siamo riusciti a portare qui al museo un'iniziativa così importante, è grazie sicuramente a questo lavoro di squadra. Quindi grazie.